Ciao ragazzi, ben ritrovati al mio canale, ben ritrovati con Alex Carson, ben ritrovati a questo esperimento. Allora, sto registrando di domenica mattina, oggi c'è il Gran Premio d'Ungheria, io purtroppo a causa di un problema di salute non posso essere al mare, quindi mi è venuta questa brillante illuminazione, cioè, spiegandola brevemente, a che livello l'intelligenza artificiale riguardo alla simulazione, cioè i nostri avversari, a che livello diventa reale? Per darci un'idea, a che livello si avvicina di più alla realtà? Ma non parlo della nostra auto, parlo dei nostri avversari. E lo faccio facendo il tentativo unico di qualificazione. Impostiamo la simulazione difficoltà 55, perché partiamo da una difficoltà media, giusto per capire a che tempi farà chi farà la pole position. Noi avremo naturalmente auto da schifo, quindi o la Haas o la Williams, anche se poi in realtà quest'anno la Williams sta facendo belle cose. Comunque partiremo, scegliamo le auto, quelle che dal punto di vista valore sul gioco sono quelle che già in cosiddetta Q1 sono potenzialmente eliminate, e tenteremo di vedere invece i nostri avversari quello che fanno in base ai tempi che hanno fatto ieri praticamente alle qualificazioni. Quindi il tempo di riferimento sarà l'1.15 di Hamilton, ma io direi di tenere anche l'1.16 della Q2 per intenderci, perché poi alla fine Verstappen ha fatto 1.15.6 in Q2, bene o male tutti i primi hanno fatto 1.16 fino al dodicesimo posto, si va sull'1.17 partendo da Raikkonen, insomma con la tredicesima posizione. È chiaro che noi avremo gomma nuova, gomma rossa e tutto il resto, quindi andiamo a vedere adesso con la nostra Williams. Naturalmente non aspettatevi che io guidi alla grande, più che altro io voglio vedere veramente l'intelligenza artificiale a che livello si può dire ok, si gioca come nella realtà. Questo è il mio intento di questo esperimento, spero si sia capito, forse sono stato abbastanza contorto nella spiegazione. È chiaro che influisce tanto, tipo che tempo mi mettono e tutto il resto, però sicuramente qualcosa succederà. Chiaro, io non punto a fare la pole position, voglio vedere quello che fanno davanti. Se già a questo livello fanno 1.15, vuol dire che già si è sulla realtà più o meno, no? Dopo è chiaro, difficoltà media vuol dire tutto e niente, no? Soprattutto per quello che fanno appunto in gara, l'aggressività dell'intelligenza artificiale e tutto il resto. Ricordiamoci che io gioco con il DualShock, quindi però nel senso, questo è un esperimento che io voglio fare un po' per tutti, per capire insomma fin dove si spinge l'intelligenza artificiale. Intanto arriviamo noni con Russell più o meno. Allora, noi abbiamo fatto qui con intelligenza artificiale media, siamo arrivati al nono posto. Useremo sempre la Williams, va? Giusto per concluse chi se ne frega. Ecco, 1.18, ok, con gomma rossa Hamilton ha difficoltà media, queste più o meno poi sono i tempi di riferimento, fa 1.18, benissimo ragazzi, adesso andiamo ad aumentare la difficoltà. Benissimo ragazzi, eccoci qua, alziamo il livello di difficoltà, siamo a livello difficile, 70, mettiamo 70 che è poi un range medio, perché appunto le difficoltà medio e difficili hanno un range molto ampio, quindi naturalmente la struttura weekend, andiamo su tentativo unico, tanto comunque alla fine quello è. Ecco, una cosa che prima ho dimenticato, meteo ora del giorno, mettiamo limpido, esattamente come era ieri poi alla fine. Bello caldo, addirittura c'era un'immagine dall'alta del parco acquatico vicino all'Hungaroring. Comunque adesso andiamo a farci questo giro a velocità intelligenza artificiale difficile. Vediamo che soprattutto i tempi di riferimento, se lì davanti si abbassano.
Questo ripeto, per chi non l'avesse capito, per capire, tanti dicono io vorrei giocare ad una simulazione un po' realistica, cioè con i valori attuali. Benissimo, andiamo a cercarla aumentando man mano il livello di difficoltà e dire ok, andiamo. Siamo con Lars questa volta, quindi andiamo con Mick Schumacher. Naturalmente, certo che vedere un Schumacher... non aspettatevi che io faccia grandi tempi, anzi io ho fatto un 1.20 prima con Russell. Però sono curioso di vedere appunto quelli davanti che combinano. Era interessante ieri vedere le qualifiche su Sky come questa curva qui che abbiamo appena fatto la facessero in maniera diversa Hamilton e Verstappen. Haas con motore Ferrari. Questi sono cordoli bastardi, ci metti la macchina sopra, esattamente come leggevo uno su Facebook, qui il cordolo è da cambiare, secondo la patch non c'è più quel rialzino lì, almeno io ieri non l'ho visto. Uno diceva Suzuka ti parte via l'auto in retrotreno, beh, ma i cordoli di Suzuka sono dei bastardi, spesso abbiamo visto, ma anche nella realtà come... in realtà veramente sono veramente bastardi i cordoli di Suzuka. Comunque siamo quindicesimi, abbiamo fatto un giro in tranquillità, abbiamo fatto degli errori come al solito. Vi ricordo sempre che io gioco col DualShock, non con il volante. Non ho neanche innestato il DRS sul tratto qui dopo il traguardo. Vediamo i tempi, quanto abbiamo fatto noi e quanto ha fatto soprattutto Mr. Hamilton. O chi ha fatto la pole position, chi se ne frega. Per la gara di domani siamo chiusa, già a 1.17, attenzione, ieri hanno fatto Hamilton, possiamo Verstappen, tenere un tempo di riferimento intorno all'1.16, 1.15, sì, assolutamente sì. Andiamo a vedere noi che abbiamo fatto, mamma mia, 1.19 però con l'AS, ok, perfetto. 1.21 addirittura Latifi con la Williams. Avanziamo, naturalmente avanziamo il livello di difficoltà. Eccoci qui, aumentiamo il livello di difficoltà. Allora, andiamo verso 8 adesso, il livello di difficoltà esperto 80, quindi mettiamo 85. Dai, una difficoltà insomma in mezzo. E vediamo qui come funziona appunto, come funzionano i tempi. Secondo me toccheranno l'1.16. Io voglio spingermi fino a vedere che qualcuno tocca gli 1.15. Naturalmente io farò 1.20, ma chi se ne frega. Probabilmente mi qualificherò ultimo, ma vedremo anche i punti, i tempi di riferimento di tutti gli altri, non certamente il mio, ma quelli dell'intelligenza artificiale. Quindi adesso andiamo a farci il tentativo unico in scioltezza, naturalmente io qualche errore lo faccio sempre. Hungaroring secondo me è bellissimo come circuito. Ripeto, abbiamo un assetto neutro, quindi poco ci interessa perché noi siamo qui per vedere quanto si spinge l'intelligenza artificiale il più possibile vicino alla realtà. Intanto abbiamo Norris qui. Questo giro attiviamo il DRS anche noi. Qui mi dimenticavo di attivare il DRS. Ecco, qui ho sbagliato la curva. Qui praticamente, ecco, questa curva qui era appunto interessante, lo dicevo anche prima, come Hamilton e Verstappen la affrontino in maniera diversa, ma più che altro tutto in funzione della curva dopo, che si fa a livello si fa velocissima. Ecco, questa chicane qui, se non sbaglio, i rialzini a lato, se non sbaglio, secondo quello che ho visto ieri, poi probabile che mi sbaglio, praticamente non ci sono più. Tanto Hamilton se n'è andato, però noi non facciamo un brutto tempo, siamo a 56 mentre prima con Schumacher eravamo a 57, quindi forse ho fatto anche un buon tempo. Forse, ripeto, la simulazione non sono io ma l'intelligenza artificiale. 1.19 noi facciamo, vediamo l'intelligenza artificiale, siamo a 85,
Vediamo se, che tempi fanno. Secondo me toccano l'1:16. Le Ok, non se qualifiche ne frega sono terminate, niente. quindi rivediamo i primi tre. Hamilton, 1:15 e 8. Verstappen e Attenzione, Vettel in perché botta. ci Per ora vi siamo. saluto, ma vi Però ricordo sono che ci pochi aspettano tante sull'1:16. altre Mentre il emozioni riferimento dei d'appuntamento tempi e di per ieri, che variare ce l'ho qui anche domani. sotto mano, più o meno l'1:17 viene toccato da Giovinazzi, che si è qualificato in 14ª posizione. L'1:17 fino ad arrivare a Mazepin, adesso andiamo a vedere. Schumacher ieri non è uscito, quindi no, il riferimento è l'ultimo Mazepin che ha fatto 1:18, mentre invece qui è 1:19. Latifi 1:18.036, qui vabbè, che è esattamente al 18º posto, invece qui abbiamo ancora gli 1:19. Al 17º si tocca l'1:18.7. L'1:17 alto si tocca dal 17º posto, mentre qui si tocca dal 14º. E più o meno è uguale perché 1:17.944 ha fatto ieri Russell in qualifica, qui Ocon ha fatto 1:17.902. Quello che è interessante è vedere come 1:15.650 di Verstappen, però con gomma gialla, mi sa. Comunque 1:15.4, 1:15.8, però il secondo 1:16.1. Quindi la mia idea è che probabilmente il livello di difficoltà, quello che si avvicina alla realtà, sarà il prossimo. Eccoci qui, testiamo il livello di difficoltà, andiamo verso difficoltà maestro che è 90-94, quindi facciamo 92 perché in mezzo poi si va a difficoltà leggenda, ma secondo me a maestro siamo su la difficoltà che si avvicina alla realtà, quindi non quelli come me che giocano col pad, ma chi per esempio gioca col volante a un alto livello di simulazione è bravissimo, come vedo tanti youtuber. Beh, questo è il livello di difficoltà forse che si avvicina di più alla realtà. È chiaro, io lo faccio durante le qualifiche, quindi sono i tempi da qualifica, magari in gara è tutt'altro. È chiaro che se si arriva a questi punti, naturalmente bisogna avere un livello di conoscenza. Io, per esempio, vado sui livelli, sui preassetti standard, mentre invece c'è chi lo va proprio a modificare a seconda della pista, della temperatura, perché sono tutte variabili che contano. Allora, intanto il nostro Schumacher se la vede, bella staccatona qui. Naturalmente si vede Hamilton spuntare alla curva. Questa è una curva, per esempio, che non so voi come la affrontate, ma è veramente se non la si affronta bene si finisce fuori. Mamma mia, vabbè, naturalmente Hamilton mi è scappato, ma io ho la Haas e lui c'ha la Mercedes. E 3:14 addirittura. Mi sa che è qui che si è schiantato Sainz, no? Non ho neanche attivato il DRS. Comunque ho fatto 1:19.3 io, quindi un secondo sotto la realtà. Ma adesso andiamo a vedere. Secondo me questo è il Concluse le livello qualifiche, giusto. rivediamo E le prime infatti tre posizioni a 1:15.1, tua. Hamilton, 1:15.2, Verstappen e siamo Valtteri lì. Bottas. Le I qualifiche primi sono 4 finite e fanno ora 1:15. attendiamo con ansia la gara. Domani Io commenteremo ragazzi, il Gran ripeto, li Premio in metto a diretta confronto senza sempre con interruzioni. Vi i aspettiamo. tempi fatti ieri in qualifica nella Q3, 1:15.4. Questo addirittura ha fatto 3 decimi meno della pole di ieri. Però per dire, sì, poi ci sono tante variabili. Questo è un gioco, ve lo ricordo. Questo è un gioco, quindi come tale ci sono delle differenze, però per dire, adesso andiamo a vedere proprio la classifica e gli 1:17 come è successo ieri,
si toccano con fino al 17° posto, esattamente come qui, dai, più o meno. Questo è un 1.18 basso, però va bene comunque. E abbiamo l'ultimo tempo di riferimento di Mazepin con 1.18.9.22, fatto ieri al 19° posto nella Q1, presumo, sì, nella Q1, però i riferimenti sono questi. È chiaro, questo è il tentativo unico, quindi vuol dire tutto e niente, non è una qualifica con più gomme e tutto il resto, però ci basiamo sul fatto che la Q3 viene fatta con gomma rossa nuova, quindi viene preservata. Quindi, ragazzi, abbiamo trovato il livello di riferimento 92. 92 è la simulazione che si avvicina alla realtà, perché sto vedendo un po' tutti i tempi. I primi tre hanno fatto ieri 1.15, qui hanno fatto i primi 4. Vabbè. Per dire, Sergio Perez, che ieri è arrivato quarto in qualifica, 1.16.4, qui arriva con mezzo secondo più in su, cioè addirittura uno, cioè, di più di mezzo secondo. Il quinto che è Ricciardo, 1.16.3, qui il numero al quinto posto, però vedete c'è già un 1.16.483 di Gasly. Lando Norris fa 1.16.3 anche qui, quindi qui oltretutto Lando Norris, eccoci, Lando Norris fa in Q2 1.16.385. ecco, questo secondo me è il livello di riferimento. Parlo di qualifiche, ripeto, non di gara. Quindi, secondo me, questo è il livello di simulazione che più si avvicina alla realtà. Anche in termini di piazzamenti, perché tutto sommato, vabbè, Lando Norris sesto, Leclerc settimo, qui è Vettel l'ottavo, mentre Ocon si è qualificato ottavo, però per dire nono Alonso, uguale, decimo Vettel, qui c'è Stroll, però sempre con l'Aston Martin, comunque ottavo Vettel. Poi per dire, ecco, qui Gasly si è qualificato basso assieme a Tsunoda, però Tsunoda 14esimo, nella realtà 16esimo, e poi naturalmente ci sono gli ultimi, quindi è chiaro, dopo ci sono dinamiche diverse. Però ragazzi, spero di esservi stato utile, quindi spero vi siate divertiti e spero di avervi dato una mano, insomma, soprattutto per chi, io ho il joypad, quindi diminuirò il livello di intelligenza artificiale. Chi per esempio è al volante e vuole avvicinarsi il più possibile alla realtà, forse gli ho dato un punto di riferimento. Quindi questo è tutto, ci rivediamo alla prossima volta, grazie di avermi seguito, ciao.